C'è stato un momento in cui i tifosi della Juventus hanno pensato di liberarsi di Massimiliano Allegri. Massimiliano Allegri, tecnico bianconero, non piace a tanti tifosi della Juve perché nella sua esperienza bis a Torino non ha ancora portato risultati. Ma Massimiliano Allegri ha un contratto a lunghissima scadenza e ha scelto di restare sulla panchina della Juventus per una questione economica, per una questione di orgoglio. È arrivato Giuntoli, il nuovo direttore, quello che deve mettere a posto le cose, e tanti pensavano Giuntoli metterà da parte Allegri. E invece, in maniera molto saggia, il suo arrivo a Torino è coinciso con un nuovo patto, quello fatto per riportare la Juventus agli antichi splendori, anche a costo di prendere decisioni difficili, scomode e un filo fastidiose. Prendete Bonucci, capitano juventino, giocatore che ha vinto tutto in casa Juve, che è stato invitato ad andarsene. Bonucci sta facendo resistenza, ma a questo punto è un ex giocatore della Juventus in attesa di collocazione. Massimiliano Allegri vuole provare a ripartire dall'idea di squadra che non ha avuto in queste ultime stagioni, per colpe sue, ma anche non sue, di chi ha gestito la Juventus in maniera non intelligente nelle ultime 2 o 3 annate. E per farlo sta cercando, insieme a Giuntoli, di costruire una squadra che sia certamente più logica, ripartendo per esempio da alcune certezze in attacco. E lì si gioca tutto quanto. L'idea del tecnico juventino è di avere un attaccante che sia diverso da Vlahovic, giocatore che non ha mai amato e con il quale non vuole lavorare. Va detto che la cosa è reciproca. E infatti Juventus e Vlahovic stanno cercando una soluzione perché il giocatore possa andare a giocare a Parigi, al Paris Saint-Germain, laddove però ancora non hanno i quattrini per andare ad acquistarlo. Dovessero liberare quella casella, abbiamo scoperto qual è il vero obiettivo della Juve: Romelu Lukaku, il nemico, tra mille virgolette, colui che in passato ha fatto la fortuna dell'Inter e adesso è diventato il sogno di Massimiliano Allegri, che lo ha contattato nelle settimane, forse addirittura nei mesi scorsi, e lo ha convinto a sposare il nuovo progetto. Lukaku si è promesso in qualche maniera alla Juventus e adesso aspetta, aspetta che la Juve liberi lo spazio per portarlo a Torino. Il resto sono acquisti importanti ma meno altisonanti, da Timothy Weah, figlio del grande Weah, a Milik, riscattato e sempre utile, fino a Kine Locatelli, già presenti in rosa, che però andavano appunto pagati. Nasce una Juve che forse è meno pubblicizzata, ma certamente più logica. Una Juve che potrebbe avere anche Pogba come nuova freccia dopo un anno passato a guardare i compagni di squadra. Una Juve che ha un'ambizione, quella di tornare a vincere lo scudetto dopo gli anni della sofferenza. Non ci sarà l'Europa, o meglio, al massimo ci sarà la Conference League, che non interessa tantissimo ai tifosi e va detto neanche a chi gestisce la stessa Juve. Vedremo che stagione sarà, ma soprattutto vedremo se Romelu Lukaku, ex guida dell'Inter, diventerà la nuova guida della Juventus.